Ciao e ben ritrovato. Come ti avevo accennato in uno degli ultimi video, appunto ti avevo parlato di questo metodo qui, Time Function Pattern di Gary Chaffee. Allora, in questo video andiamo a prendere un po' qualche idea, appunto, per poter lavorare su questo metodo, o meglio, su una parte di questo metodo. Poi ci sono delle altre sezioni che magari prossimamente, appunto, creerò qualche tutorial per darti uno spunto in più, insomma. Qui sotto trovi il link al PDF, su cui lavoreremo in questo video. Allora, nella prima pagina troverai le diverse combinazioni di Charleston che potrai usare. Allora, nella seconda pagina invece trovi in una prima parte le combinazioni di cassa da utilizzare sull'1 e sul 3. Nella seconda parte invece le combinazioni di cassa da usare sul 2 e sul 4, cioè nel quarto in cui viene inizialmente suonato il rullante. Partiamo con qualche combinazione, giusto per capire un po' come funziona questo esercizio. Intanto vedi gli esercizi che sono scritti con una riga e una nota sopra la riga e una nota sotto. Ok, la nota sotto è la gran cassa, sta a indicare la gran cassa, mentre la nota sopra sta a indicare il rullante. Allora, partiamo col nostro esercizio numero 1, quindi cassa sull'1 e rullante sul 2, semplicissimo. In questo caso con un Charleston in ottavi. Allora, successivamente inseriremo con l'esercizio numero 1, anche il numero 16. In questo caso suonerà la cassa sull'1. Sul 2 suonerà per primo rullante e come secondo sedicesimo un'altra gran cassa. Ti consiglio di partire con un esercizio, quindi in questo caso con l'1, e in seguito all'esercizio numero 1 aggiungere gli esercizi dal 16 al 22. Successivamente lavora un po' con tutti, prendici confidenza, suonali tanto e cosa molto utile, magari lavora appunto con degli ostinati diversi sul Charleston, ma anche sul Ride. Poi vedremo magari qualche esempio. Intanto ti suono qualche combinazione così cerchiamo di capire cosa salta fuori. Ho preso un po' di combinazioni a caso, cambiando anche magari l'ostinato sul Charleston. Adesso vedremo i diversi esercizi e sotto troverai la didascalia che ti indicherà che esercizi sono stati combinati e che ostinato è stato utilizzato.
Ora ti farò qualche esempio invece spostando l'ostinato dal Charleston al ride, inserendo anche il Charleston col piede. Okay, per me è veramente stato un toccasana e lo è tuttora questo metodo. Anzi, spesso mi riprendo delle cose, magari con degli esercizi, con appunto gli ostinati che ho, tra virgolette, un po' più trascurato, col Charleston. Insomma, ci lavoro ancora adesso. Quindi, secondo me, veramente hai tanto da fare con questo metodo, se vuoi. Ti rimane solo da prendere queste due paginette e metterti a suonare. Vai. Cosa cavolo stai aspettando? Sei ancora lì davanti al video? Dai. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale, attiva le notifiche per rimanere aggiornato e se ti è piaciuto questo video, lascia un gran bel like. Aspetto sempre i tuoi commenti, i tuoi suggerimenti, qualche richiesta di qualche tutorial da creare e non mi resta che, come sempre, augurarti un buon groove. Ciao e a presto!